ed è quella scatola dell'Acrom Fush Semi Mac Mod Next Generation Vape. Ecco qui il Fush stilizzato qui davanti. Su un lato abbiamo la descrizione del prodotto: batteria 18650, powerful chip, protezione per l'uso, high level functionality e l'integrated color variability LED light. Ovviamente potrà variare il colore del tubo. Sull'altro lato troviamo i contatti di Acrom: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Sulla parte superiore delle box troviamo il logo di Acrom e nella parte posteriore troviamo il contenuto, le attenzioni, be different, be unique, be yourself, scratch and check e CE e smaltimenti. Aprendo la scatola con un Fush, ci troviamo davanti subito il tubo, ma mettiamolo da parte. Nel vano scomparsa troviamo il warning per la batteria, la warranty card di Acrom, il manuale del Fush, anche in italiano, ed infine la mod in questo rivestimento plastico. Ed ecco a voi il Fush. Dimensioni 110x26 con un peso di 145 grammi, non proprio una cosa leggerissima. Scritta Fush, serigrafata, e logo Acrom. Sulla parte superiore notiamo la scritta Acrom, CE smaltimento e Next Generation. Tasto molto morbido con logo Acrom. Ventilazione per lo sfiato dell'aria. Filettatura ben fatta e pulita, in ottone sembrerebbe. Pin autoregolante magnetico all'interno. E fuori per lo sfiato. Svitato il tappo potremmo notare che all'interno è rivestito in modo tale da avere un anticorto. Due pin, così si vedono meglio per il contatto con il tasto. Andiamo ad inserire la batteria ed avvitiamo il tasto. Avvitando il tasto vedremo subito che la box risponde. Se non avremo nessun atomizzatore sopra e premeremo il tasto, ci lampeggerà. Montiamo subito l'atomizzatore e andiamo a scoprire come funziona il Fush. Con 5 click si spegne, 5 click e lo riaccendiamo e abbiamo varie funzioni. 3 click e andremo ad accendere sempre il LED, quindi rimarrà sempre acceso. Se lo shakeriamo, viola, bianco, rosso, verde acido e blu. Se noi shakeriamo due volte di fila, lampeggerà per una volta il colore indicato e quando andremo a premere il fire si accenderà. E come prima, bianco, rosso, verde, blu e di nuovo viola. Il tubo ha una protezione da cortocircuito e ha una protezione anche per la batteria. Se scende sotto un certo voltaggio lampeggerà giallo e non erogherà più. Andiamo a provarlo nella prova di svapo. Beh, l'avete visto da vicino, non c'è altro da dire che è tamarrissimo. Tipo la sì, cosa è tamarr- una cosa, hanno fatto una cosa per i bimbi minchia. Cioè nel senso, no, lo voglio anch'io, è una figata. Poi deve spingere che è una meraviglia perché è colorata. Allora, al delle protezioni, la protezione più alta è il cortocircuito e per il drop della batteria. Se scende troppo di volte, ovviamente, vi stacca tutto e vi dice cambiate la batteria. Per il resto è un full meccanico. Sì. Diciamo che comunque sembra stato fatto per i bimbi minchia, però è antistronzo, quindi non rischiate niente. No. Perché ha un circuito che lo protegge qua su in cima e quindi dai, ci può stare. Poi, gasa, perché come detto prima, con il doppio shake partate nella modalità che quando erogate cambia colore. L'erogazione è buona, è comunque una parallel che uso di solito, è sempre, siamo intorno ai 0-10 ohm. Quindi va che ne meraviglia, non scalda. Forse il drop della batteria, se lasciare sempre acceso, si sente dopo un pochettino. Quello è normale, però comunque c'è da dire che è molto reattivo. Tubo comunque è tutto fatto in alluminio, è veramente possente. L'unica pecca che ho trovato in questo tubo è la scritta Fush Acrom. Non mi convincono perché già ha dei pezzettini mancanti da quando mi è arrivata la confezione e ho paura che con l'usarlo la scritta Fush venga via. Lo vedremo col tempo. A protezione dello sfiato della batteria,
Ragazzi, c'è veramente poco da dire su un tubo del genere, se non che provatelo, facendo sempre ovviamente le solite attenzioni, anche perché non è un giocattolino, nonostante tutto, però c'è una cosa però che mi rimane qua. Cosa? Questo affare qui, io ho paura che se casca accidentalmente si crepa. Può succedere. Tra l'altro, il diametro è da 25 mm, quindi se ci mettete un 25 mm, in questo caso il Goon 25 mm, è perfetta la scanatura e crea una sinuosità fatta veramente bene, che chi piace il genere è fantomatica la cosa, cioè... Detto ciò, non c'è nient'altro da dire, forse è un tubo da consigliare ai neofiti del tubo meccanico, perché comunque ha una protezione. Ai tamarri. Vabbè, se vi piace, volete iniziare a svapare su un tubo, questo è molto consigliato, perché è protetto, in qualche modo è protetto. E in più, quando andate in discoteca, vi si illumina questo affare. Mo, figata, lo possiamo usare anche come vibratore. Il tubo lo potete trovare e acquistare su Sigarette Elettroniche Shop, in basso in descrizione il link. Non vi resta che spolliciare, lasciare qualche commento e condividere il video. Ciao ragazzi. Ciao.